Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi vestita sistemata come l'ultimo video, ma ho un'altra orettina libera prima di andare a cena, quindi ne approfitto. Volevo registrare un video tag di diversi anni fa. Questo risale, ve lo dico subito, al 2014, o almeno quando l'ho messo tra i tag che volevo fare, l'ho messo nel 2014. Si chiama intervista youtuber tag, ci mettiamo 10.000 virgolette, però l'ho visto da Valentina, quindi Vaxla 2007. Vale, te lo linkerò da qualche parte, io ti adoro, ti lovo, sei stata una delle mie youtuber al quale ho iniziato a seguire, adoro le tue bimbe, sono dolcissime, e allora anche quando fanno le linguacce sono troppo carine. Tolta questa parentesi per Valentina, voglio rispondere a queste domande, se vi va, se volete rispondere ve le lascio giù nell'info box, sono curiosa, qualcuno di voi che ha il canale, che mi segue, magari poi mi mette il, se vuole rispondere e mi vuole linkare il video, io sono contentissima di andarlo a vedere. Allora, come ti sei sentita a registrare il primo video? Allora, super imbarazzata, non sapevo dire una frase in italiano in senso compiuto. In computer l'ho registrato tipo buona la prima, non ho voluto cancellare nulla, così come è uscito l'ho voluto mettere su YouTube come primo video. Se lo volete vedere è il video di presentazione di questo canale, ve lo lascio giù nell'info box oppure nella i delle informazioni. È capitato per caso, erano diversi mesi che pensavo che volevo aprire un canale, era già aperto perché commentavo i canali ai quali ero iscritta, però erano mesi che pensavo lo faccio il primo video, non lo faccio, chissà che cosa diranno, eccetera. Alla fine dovevo andare alla festa di compleanno di mio cugino, mio fidanzato era in ritardo, mi ero già truccata, preparata, avevo la videocamera a portata di mano perché stavo facendo delle foto a Maggie e ho premuto rec, quello che è uscito è quello che vedete. Hai mostrato a qualcuno il video prima di caricarlo? Sì, l'ho mostrato a mia sorella e al mio fidanzato chiedendo che cosa ne pensassero. Mi hanno detto vai, che fa, non fa niente. Perché ero indecisa, cioè da quando l'ho registrato poi al caricamento sono passate, se non erro, un paio di settimane, ero indecisa se caricarlo o meno. I tuoi amici o la tua famiglia sanno del tuo canale? Sì, lo sanno. Probabilmente la mia famiglia non sa perché ogni tanto mi metto a parlare sola qua dentro, tipo oggi. I miei amici molti mi pensano che sia pazza a parlare da sola in camera con una videocamera. Un po' mi prendono anche in giro, però va bene lo stesso. Un tuo amico, un tuo familiare è iscritto al tuo canale? Sì. Sicuramente mia cugina Elena, alla quale mando un bacione, lei ha praticamente tre canali che ormai non caga più, però io ero una sua follower, come si osa dire. Qualcuno pensa che tu sia pazza perché fai video? Sì, l'ho risposto alla domanda precedente, mi prendono per pazza. Come e perché hai scelto il nome del tuo canale? Allora, non volevo mettere il mio nome, volevo mettere qualcosa che fosse mio, quindi Maggie, la P avanti è l'iniziale del mio cognome e ovviamente il finale è il mio anno di nascita. Che cosa hai guadagnato dall'essere una youtuber del piffero? Nulla praticamente, mi devo solo ritagliare qualche minuto in più della mia giornata, della mia settimana, a questo hobby al quale ho deciso di aderire. L'unica cosa, sono stata riconosciuta qualche anno fa in palestra perché una mia compagna di pallavolo che giocava nella squadra più piccolina mi ha riconosciuta, mi sono sentita super imbarazzata, lei usciva, sei tu Pimeg? Io così, sì, sono io. Una ragazza dolcissima, Anna, ti voglio tanto bene. Come scegli i tuoi argomenti? Allora, di norma, sapete, io parlo di make-up, la maggior parte dei miei video sono di prodotti, tra quelli acquistati, quelli che poi vi recensisco e quelli che alla fine
vado a cestinare. Ho pochi di trucco perché io non sono una make-up artist, mi diverto a truccarmi, ogni tanto lo faccio tanto per divertirmi. Scelgo i miei argomenti in base, uno, al tempo che ho a disposizione al momento, due, quello che voglio fare, specialmente per quanto riguarda i video sui prodotti, controllo quanti acquisti non vi ho ancora mostrato. Se ci sono tanti prodotti, allora accendo la fotocamera, la videocamera e registro. Idem con patate per quanto riguarda le recensioni e i prodotti termini, i video dei prodotti terminati. Su quest'ultimo cerco sempre di registrarlo a inizio mese, poi va sempre in caricamento alla fine del mese, ma io ci provo a registrarlo. Per quanto riguarda il make-up, il più delle volte decido di registrare un video trucco perché ho un paio d'ore disponibili prima di uscire, della mia preparazione prima dell'uscita, e non c'è nessuno che mi viene a disturbare in camera e quindi mi inizio a truccare, trucco prima un occhio, se mi piace il trucco accendo e insieme trucchiamo l'altro. Per quanto riguarda invece i video mi preparo con voi, ne ho fatti pochi, devo essere sincera, però quando decido di farlo è perché ho voglia di chiacchierare e per evitare che i video make-up diventino troppo lunghi, ho aderito a questa cosa dei video, mi preparo con voi e ne approfitto, non vi parlo di nessun prodotto che mi sto spiattellando in faccia, ma di quello che mi succede nella vita, quindi vado un po' a ruota libera, mi trucco e non vi mostro neanche il prodotto, per fare l'esempio. Per quanto riguarda invece i video di outfit, ci metterei 10.000 virgolette torno torno. Se il modo in cui mi sono vestita in quella giornata mi piace e ho sempre a disposizione per i video outfit almeno una decina di minuti, un quarto d'ora, accendo la videocamera e vado. Questo. Ti piace collaborare con altri YouTuber? Ho collaborato una sola volta con The Gabri Shop. Abbiamo fatto un video tag. Se vi va, ve lo metto se lo volete vedere, ve lo metto nelle informazioni. Ed è stato divertente organizzarsi su quale video fare, che periodo farlo, cercare di coordinare i tempi. Poi Gabri mi piace come YouTuber, peccato che ormai non fa più video. Gabri, non vedrai mai questo video, però torna a fare video. Mi manchi. Volevo collaborare con Vaxl per quanto riguarda i prodotti smaltiti, ma lei è mamma con un lavoro, quindi la vita è molto più incasinata della mia e mi disse che non era il caso. Io ovviamente non ho ribattuto perché ognuno, ovviamente io sono una formichina rispetto a lei, non volevo collaborare soltanto per avere più visualizzazioni, perché veramente. Forse perché siamo della stessa regione, io sono di Salerno, quindi siamo della stessa regione, me la sento molto vicina, però non è andata, non fa niente. Allora, oltre al trucco e alla moda, cosa guardi su YouTube? Video recensioni di libri, anche se non mi piace leggere, recensioni di serie TV, qualche ricettina, video comici. Cosa guardo più? Film, cartoni animati, serie TV quando le trovo. Cosa sto guardando più? Basta. Hai mai caricato un video sbagliato? Sì, avevo caricato un video senza tagliuzzarlo, poi me ne sono accorta, l'ho tolto e l'ho rimesso. Oppure no, era un doppione. Sì, era un doppione. Quindi poi l'ho cancellato. Dove preferisci registrare? Luoghi aperti o a casa? In camera mia? Allora, non devi fare nomi se non vuoi. Ci sono YouTuber che ti infastidiscono. Personalmente sono molto svizzera nel mio modo di affrontare le questioni, quindi vivi e lascia vivere. Ognuno gestisce e organizza il suo canale come più preferisce. C'è chi è rimasta fedele a quello che aveva iniziato tanti anni fa, come l'aveva impostato all'inizio.
c'è chi di volta in volta ha modificato il proprio modo di registrare e di essere nei video, ognuno è libera di fare quello che vuole. Io all'inizio, come vi dicevo nel video iniziale, ho voluto aprire un canale di make-up per umili mortali, quindi trucchi o prodotti che tutte noi possiamo usare, e continuo su questa linea. Nella vita si può cambiare, si può rimanere così come si era, se intorno il tutto rimane non identico, però che ti permette di rimanere uguale a te stessa come eri prima, ma se il tuo io decide di cambiare, devi seguire il tuo istinto. Ovviamente ormai YouTube per tantissimi è diventato un lavoro a tempo pieno, quindi è normale guadagnarci, altrimenti di che cosa si vive? E quindi è normale scegliere di fare collaborazioni, di lavorare per un marchio. Forse quello che a volte mi dà fastidio è quando si snatura del tutto. Vedo video che sono palesemente o anche dichiarati di collaborazione, che sono pure semplici pubblicità registrati da Dio. Sembra che dietro ci sia, non so, un set cinematografico che ha registrato il tutto, un regista e tutto il resto, però quelli non mi piacciono molto. YouTube doveva essere il tuo tubo, quindi la tua televisione, non pubblicità. Comunque, sorvoliamo. Un consiglio a qualcuno che vuole aprire un canale. Sii te stessa, quello che ti piace fare, quello che è la tua passione e hai voglia di condividerlo con il resto del tubo, accendi la videocamera e registra, non te ne fregare di quello che ti dicono gli altri, io almeno così la vedo. Quali sono le opportunità che hai avuto grazie a YouTube? Questa non la devo rispondere perché sono partner, ma perché sono su YouTube da tanti anni, quindi a un certo punto YouTube comunque ti dà la partnership, soltanto che non ci guadagni finché non raggiungi un tot livello con le pubblicità, quindi con gli introiti di YouTube. Se tu raggiungi un tot livello, YouTube ti paga. Se tu non lo raggiungi, tutto quello che hai guadagnato con la pubblicità che lui ti mette, se lo tiene tutto. Funziona così. Quindi non ho avuto nessuna opportunità di sorta. Ho avuto solo l'opportunità di conoscere e vedere video bellissimi, video bruttissimi, conoscere tramite uno schermo ragazze simpatiche, ragazze meno simpatiche, ragazzi più simpatici e niente. Tutto qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come vi ho detto prima, se c'è qualcuno che ha il canale e vuole rispondere, ne sono più che contenta se mi lascia il link, così mi vado a vedere il video. Io ora vi mando un grosso bacio e vado a lavorare il video che vi devo caricare il prima possibile. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!